Ancora sangue a Civitanova, tunisino accoltellato e ucciso dal cugino sul lungomare. L'aggressione a pochi giorni dall'omicidio di Alika. Divampa l'ennesimo rogo nel cantiere abbandonato di Calcinelli. La rabbia dei residenti che chiedono da anni interventi urgenti alla struttura. L'asfalto sta cedendo e le abitazioni sono piene di crepe. Il primo acquazzone forte, ma forte che verrà, il comune si renderà conto che qua qualcuno si fa male, perché ci sono danni veramente. E se vogliamo aspettare che si faccia male qualcuno, noi siamo a disposizione. Maltrattamenti sugli anziani di una RSA di Fermo, 3 operatori indagati e sospesi non potranno avvicinarsi alle persone offese. Cade in un pozzo nell'Anconetano, 55enne recuperato dai pompieri in buone condizioni. Un pitone nel giardino di un condominio a Fano. Dopo la cattura, l'esperto Cristian Gori rassicura: l'animale è innocuo e non è il primo caso. O vengono abbandonati oppure scappano da chi non li sa gestire. Chiusura del locale per 5 giorni e rimozione dei tavolini abusivi sulla strada. Sindaco firma il provvedimento per un locale di Sassonia Fano. L'ira del titolare che lancia un appello: il permesso prima ottenuto e poi revocato. Perché non ne abbiamo diritto come tutti gli altri? Perché? Perché c'è questo accanimento nei miei confronti? Inaugurata sulle colline del prelato l'opera Il volo dell'artista fanese Alceo Pucci. Ad ospitarla la famiglia Carboni grazie al forte legame con l'amico e maestro Sergio. Martedì 9 agosto, buonasera a tutti e benvenuti al nostro telegiornale. Un trentenne tunisino è stato accoltellato e ucciso dal cugino durante una colluttazione avvenuta per motivi ancora da accertare sul lungomare sud di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È successo ieri sera, poco dopo le ore 22, tra via Mazzini e via D'Azeglio. L'uomo gravemente ferito è deceduto durante il trasferimento in ospedale. L'aggressore, invece, un 25enne, si sarebbe costituito volontariamente agli investigatori. L'omicidio potrebbe essere legato a una lite o a un regolamento di conti. Si tratta del secondo delitto avvenuto in soli 10 giorni a Civitanova Marche, dove il 29 luglio scorso era stato ucciso Alika Ogorciuku, ambulante di 39 anni, che poco prima aveva chiesto l'elemosina alla compagna di Filippo Ferlazzo, che poi lo ha pestato a morte. E i funerali di Alika probabilmente slitteranno a dopo Ferragosto. Il rinvio della cerimonia è legato all'arrivo dei familiari della vittima dalla Nigeria. Intanto la magistratura ha dato il nulla osta alla sepoltura dopo l'autopsia effettuata il 2 agosto. Ferlazzo invece è ancora nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, e rapina. Torniamo a parlare dell'incendio divampato ieri in un cantiere fermo da anni a Calcinelli, perché oggi abbiamo raccolto lo sfogo e la rabbia dei residenti che chiedono da anni un intervento urgente in quella struttura abbandonata che sta provocando danni alle loro abitazioni. Sentite. Andiamo sopra, si vede che ci sono delle zone che non sono in sicurezza né per noi né per i bambini. Sta crollando tutto sopra, tutto giù, sassi, cemento, tutto. È diventata una situazione insostenibile e pericolosa quella che stanno subendo i residenti di via Achille Severini a Calcinelli di Colli al Metauro. Infatti, chi abita a ridosso del cantiere fermo da anni che insiste su via Sant'Egidio non dorme più sonni tranquilli. Asfalto che cede davanti all'ingresso di casa, crepe sui muri delle abitazioni e verde incolto che nasconde animali e rifiuti di ogni genere. Proprio qui, ieri, è divampato l'ennesimo incendio domato dai vigili del fuoco di Fano intervenuti con due mezzi. Il rogo è partito da bordo strada, forse per le alte temperature o per una cicca di sigaretta gettata a terra. Da quanto tempo abitate in questa via? Da 22 anni. E diciamo che questo cantiere l'abbiamo visto nascere e già noi ci eravamo accorti che c'erano delle cose che non andavano quando facevano i carpentieri per fare le gettate, le cose. Ma queste che stanno a fare? Perché ci sono degli appartamenti a 5 metri sotto il livello della strada da sopra. E quindi poi l'hanno bloccati, quando sono arrivati sopra, potevano bloccarli prima, insomma. E da quanto tempo ormai è tutto abbandonato? Da 17 anni circa, che noi stiamo insistendo e mandiamo avvisi, telefoniamo ai vigili, al comune, siamo andati sopra, abbiamo fatto la lettera con un legale,
Abbiamo protocollato tutto al comune, ma non è successo niente. Non si hanno notizie nemmeno della proprietà, hanno precisato i residenti. E intanto il tempo passa e i danni peggiorano. Prima dell'incendio qualcuno aveva chiuso con dei pannelli questi grossi fori per la paura che qualche bambino potesse entrare nell'area facilmente accessibile e caderci dentro. Dopo il rogo di ieri però si è da punto a capo. Sappiamo che erano due fratelli di Fano, però noi non l'abbiamo mai visto e non ci abbiamo mai parlato. Diciamo pure per fortuna loro, perché sono qualche cazzotto in testa glielo avrei tirato volentieri, perché non si può lasciare in questa schifezza con tutti gli animali che c'entravano in casa, serpenti, ma è una cosa incredibile, insomma, da 17 anni. Questo tra l'altro non è il primo incendio, giusto? Questo è il terzo, ieri due volte. Il mese scorso già è successo un'altra volta, ci siamo quasi trovati in casa. E il problema, comunque, come diceva lui, è una cosa annosa, non se ne può più, insomma. Siamo andati, come diceva lui, al comune, vigili e quant'altro, ma non si è visto mai nessuno. A livello politico, nessuno. Vengono qua, ci conoscono solo per i voti. Per il resto, non ci sono. A volte è diventata anche una discarica a cielo aperto. Sì, c'è di tutto. C'è del coinventato sopra, se dopo andate a vedere, ci sono dei copertoni. C'è di tutto e di più. C'è gente che passa, qualche volta si è visto qualcuno dalla macchina che tira dentro, insomma, sacchetti della spazzatura. È diventato veramente un obbrobrio, ma per tutti, perché abbiamo anche i bambini qua. Se guardi lassù, il terreno era pari del muro di cemento, adesso è un metro e mezzo sotto. Il problema c'è, sta cedendo. È una cosa molto evidente, perché quando è stata fatta questa costruzione loro dovevano fare dei pilastrini, delle cose, come hanno fatto sopra per la strada. Invece di qua non se ne sono fregati niente, perché non si sapeva ancora se di lì farevano un'altra scala a fianco alla nostra, perché questi non avevano garage, no? Quindi dovevano fare una rampa per la scala e una rampa per i posti auto. Tutto qua. Quello che manca, ed è importante, vedi là, ci vuole una parete di cemento, di contenimento. È quella che sta rovinando tutto. Là, più andiamo avanti, più cede. E sta cedendo ancora di più. Là sotto si è formata una buca, vedi? Il primo acquazzone forte, ma forte che verrà, il comune si renderà conto che qua qualcuno si fa male, perché ci sono danni veramente. E se vogliamo aspettare che si faccia male qualcuno, noi siamo a disposizione. Ma il comune non c'è. E adesso parliamo di maltrattamenti fisici e psicologici ai danni degli anziani ospiti in una RSA di Fermo. A compierli sarebbero stati tre operatori che sono indagati. I carabinieri del NAS di Ancona, coadiuvati dal Comando Provinciale di Fermo, hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, con il divieto dell'esercizio della professione nei confronti di tre operatori in servizio. Le indagini erano state avviate nel 2021 e, secondo l'accusa, hanno fatto emergere condotte ritenute di particolare gravità, perché rivolte verso soggetti fragili e vulnerabili, connotati da un'età avanzata e bisognosi di continua assistenza, cura e aiuto. La notizia lascia sgomenti, ha commentato l'assessore regionale alla sanità, fermo restando il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva dell'autore di un reato. Se le persone colpite dalle misure precautelari verranno rinviate a giudizio, ha precisato Saltamartini, la Regione Marche si costituirà parte civile. Brutta disavventura ieri sera per un 55enne precipitato in un pozzo artesiano in frazione Poggio ad Ancona. A dare l'allarme sarebbe stato il proprietario del terreno, che ha sentito le grida d'aiuto a recuperarlo dall'acqua. Dopo un volo di circa 6 metri ci hanno pensato i vigili del fuoco del comando locale, insieme ai sommozzatori, che lo hanno imbragato e riportato in superficie. Per fortuna l'uomo ha riportato solo lievi ferite. Sul posto anche la polizia e il 118 che lo ha medicato. Secondo una prima ricostruzione, il 55enne stava passeggiando quando ha messo il piede su una lastra che avrebbe ceduto, facendolo sprofondare nel pozzo. Dopo il ritrovamento di un pitone reale in un condominio a Fano, noi oggi abbiamo intervistato l'esperto Cristian Gori, che ci ha illustrato le caratteristiche di questo animale innocuo per l'uomo. Come spiega l'educatore ambientale, questi rettili o vengono abbandonati oppure scappano da chi non li sa gestire.
Trovarsi di fronte a un pitone di certo non è una cosa da tutti i giorni, ma vederne uno di notte nel giardino del proprio condominio di certo fa scattare la richiesta di aiuto. È successo nei giorni scorsi in Viale Primo Maggio a Fano, dove intorno alle 3 di notte i pompieri sono intervenuti per catturare il rettile lungo meno di un metro. Ora sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri forestali, ai quali è stato affidato il compito di rintracciare il proprietario dell'animale. La notizia, rimbalzata sui social, ha fatto scatenare commenti e condivisioni, ma anche le precisazioni dell'esperto Cristian Gori, educatore ambientale. È un animale non pericoloso, è un pitone reale, un serpente abbastanza elevato nel mondo dei serpenti, appunto per le sue caratteristiche di indole docile. È un animale non molto grande, raggiunge una dimensione che va tra il 1,20 m e il 1,70 m, non è velenoso, è un costrittore, nel senso che attacca le prede costringendole, cioè quindi la sua difesa è il morso. Ma il morso comunque non ha denti molto sviluppati, non sono molto grandi. Quindi un animale di queste dimensioni non è assolutamente pericoloso. Non è pericoloso per le persone, non è pericoloso per cani, bambini, gatti. Al massimo cani, bambini e gatti sono pericolosi per il pitone. Questo animale, se dovesse trovarsi in giro, è pericoloso per topi e ratti, per capirci. Ovviamente non deve trovarsi in giro. È un animale che è originario del Centro Africa, per cui il suo ambiente è quello. E perché si trova in Italia? Perché, appunto, come dicevo prima, è abbastanza allevato. Quando vediamo questi animali qua, con queste colorazioni qua, capiamo subito che non sono animali presi in natura, sono tutti animali nati in cattività, in allevamento. Quanti sono i casi di ritrovamento di pitoni in città? I casi che sono finiti nelle cronache sono 3. Uno a ottobre 2020, uno a giugno di quest'anno e uno adesso. Ma in realtà sono più i casi che sono stati trovati in giro per Fano. Perché questo? Perché, a parte un caso, che è questo qua dietro, di ottobre 2020, che è stato identificato come un abbandono, cioè una persona ha abbandonato questo animale qua, tutti gli altri sono tutti casi che sono riconducibili alle stesse persone, che purtroppo hanno avuto una carenza in gestione, una mancanza di cura verso questi animali, per cui sono scappati. Per cui non c'è qualcuno che a Fano li libera e fa i dispetti, perché ovviamente sono animali che creano un certo timore, non piacciono a tutti, anzi, molto spesso creano spavento e paura. Purtroppo ci sono delle persone che per mancanza di cura e gestione, non tenendoli bene, favoriscono queste evasioni. Ci dovrebbero essere più controlli, secondo lei, o più sanzioni? Allora, controlli ci sono, nel senso che questi animali qua sono protetti dalla Convenzione CITES, che è una convenzione internazionale che regola il commercio di questi animali qua, animali protetti, per cui c'è il pitone ma tanti altri. Sanzioni ci sono, ma secondo me non sono abbastanza, perché se un animale di questo tipo scappa, si può incorrere una sanzione di mancata custodia che va sui 50 euro a salire, quindi è anche abbastanza poco. Speriamo comunque che queste cose non riaccadano, perché da una parte crea spavento, crea timore nelle persone di Fano, e dall'altra mette in pericolo questi animali qua. Essendo animali di cattività, non originali di questa zona qua, il fatto che si trovino in un ambiente diverso, in un ambiente che non è compatibile con la loro etologia, li mette in forte rischio e pericolo. Una volta che si trova qua, purtroppo va solo a suo discapito, perché non riesce ad ambientarsi, ad adattarsi. Non sarà mai una specie esotica invasiva, come invece altri casi. Ancora cronaca, un piccolo incendio è divampato questa mattina all'interno di uno dei mezzi di ASET S.p.A. a Monteporzio. Il conducente, che stava trasportando rifiuti metallici, è stato costretto a sversare tutto il carico davanti all'ex mattatoio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Nessuno è rimasto ferito e le fiamme non hanno causato danni al camion. Sempre i pompieri di Fano, insieme al 118 e alla polizia locale, sono intervenuti alle ore 14 a San Michele al Fiume, nel comune di Mondavio, dove un 23enne ha perso il controllo della moto all'uscita da una curva. Il giovane è rimasto cosciente, è stato trasportato in eliambulanza al Torrete di Ancona per accertamenti. Invece ieri sera, poco prima delle 21, una 66enne fanese è rimasto ferito dopo essere caduto dalla bicicletta lungo via Soncino a Sant'Orso di Fano, all'altezza del supermercato. La dinamica però è ancora al vaglio della polizia locale. Infatti non è ancora chiaro se l'uomo sia caduto dopo aver visto che un'auto proveniente da una traversa stava per impegnare l'incrocio. Il 66enne è stato trasportato all'ospedale Santa Croce, ma non dovrebbe essere in gravi condizioni.
Ci spostiamo a Sassonia di Fano, dove a Raffaello Caccese è stata imposta la chiusura del suo locale per 5 giorni, oltre alla rimozione dei tavolini definiti abusivi sulla strada. Al titolare, infatti, era stato concesso il permesso di occupazione del suolo pubblico, ma era stato revocato poco dopo. Ora lancia un appello agli amministratori comunali e chiede il perché, a differenza dei suoi colleghi, non gli viene concessa l'occupazione appunto del suolo pubblico. Lo ha intervistato Filippo Pucci. Io non mi capacito e non riesco a capire l'accanimento nei miei confronti, nei confronti della mia attività. È arrabbiato e allo stesso tempo stremato Raffaello Caccese, titolare del bar Al Racanà in zona Sassonia a Fano, che si vedrà nei prossimi 5 giorni chiudere il proprio locale insieme alla rimozione dei tavolini posti all'esterno dell'attività sul suolo pubblico. Raffaello, spieghiamo che cosa è successo. Dei tavolini sulla strada di fronte al mio locale sono stati ritenuti abusivi. Praticamente è accaduto che noi 2 mesi fa abbiamo ottenuto il permesso pagando 1.900 euro la tassa comunale e il giorno stesso questo permesso ci è stato revocato. Allora noi volevamo capire il perché c'è stata questa revoca, dopo il perché è stata così imminente il giorno stesso, nel senso non è possibile che la mattina ti lasciano il permesso e la sera viene revocato. Quindi noi vogliamo chiedere alla giunta, al sindaco, all'assessore, alla polizia municipale, a chi è di competenza, perché solo noi a Fano non abbiamo ottenuto il permesso come tutti gli altri, anzi noi abbiamo la possibilità di non attraversare la strada, anzi il nostro permesso è qui di fronte ai nostri parcheggi, nel senso non dobbiamo attraversare strada, non c'è pericolo, è stato delimitato con le corde, è tutto ok, perché non possiamo lavorare, perché non abbiamo diritto al lavoro come tutti gli altri. Volevo capire perché attività limitrofe possono usufruire dei parcheggi blu in centro, il porto è pieno di tavoli, alcune attività devono attraversare i camerieri, la strada, sono in pericolo, nel senso comunque ci sono le macchine. Infatti i parcheggi occupati sono soltanto 2 e la rimozione di questo piccolo spazio esterno toglierebbe al locale 40 posti a sedere. Questi tavoli una volta che li tolgo devo licenziare 2 persone, 2 persone che hanno famiglia, che lavorano. Per che cosa? Per dare la possibilità di cosa? Di togliere questo giardino, di 2 posti auto, di togliere questo giardino che abbiamo creato in Sassonia. Un angolo della Sassonia dove non c'era niente, dove la Sassonia era morta. Noi abbiamo portato la vita, i giovani in Sassonia, i giovani non sapevano neanche che esisteva questo angolo della Sassonia. Abbiamo riportato la gioventù e la gente è felice di venire a fare l'aperitivo, è felice di andare nelle attività limitrofe perché comunque siamo tutti quanti una famiglia. Inoltre, nella giornata di domani, il locale doveva ospitare diverse persone. Il danno è grande perché comunque domani io avevo un matrimonio, avevo il matrimonio di una persona che ho dovuto dirgli che non posso farlo. Mi riserverò di chiedere danni, di fare tutto quanto, ricorso al TAR, tutte cose qua, tutto quello che è possibile fare. Il nostro è un appello al sindaco, all'assessore al turismo, alla Cucchiarina, all'assessore della Polizia Municipale Cucchiarini, a capire perché c'è questo accanimento nei miei confronti. La gestione del verde è allo sbando, è il commento del Movimento 5 Stelle di Fano intervenuto su quanto successo ieri a Rosciano con la caduta del ramo di una quercia su un'abitazione. Per fortuna non si sono verificati danni ingenti e nessuna persona è rimasta ferita, però la situazione di pericolo era stata segnalata con insistenza da mesi, hanno detto i consiglieri, ma come spesso avviene ci si è ridotti a intervenire solo dopo che è accaduto l'irreparabile. Nel caso specifico la competenza sembra essere in capo al consorzio di bonifica, anche questo allertato, con scarsi risultati hanno proseguito i 5 Stelle, ma questo dato è stato possibile appurarlo solo a posteriori. Infatti negli uffici comunali non esiste più una figura specifica con le competenze adeguate per occuparsi di questo tipo di pratiche e il concorso bandito di recente per sostituirla è andato deserto. Nel frattempo si assiste a imbarazzanti rimpalli di responsabilità.
sia all'interno del comune sia tra il comune e ASET, tanto che neppure un consigliere comunale è più in grado di orientarsi, figuriamoci un cittadino. Serve un cambio di passo deciso, hanno concluso i consiglieri, altrimenti la natura continuerà a presentare il conto. Si intitola Il Volo ed è l'ultima creazione realizzata dall'artista fanese Alceo Pucci. L'opera è stata inaugurata nella collina del Prelato e a ospitarla è la famiglia Carboni. Ha incontrato i protagonisti Cristiana Guerra. È stata inaugurata i giorni scorsi questa importante opera che si chiama Il Volo. Innanzitutto, perché questo titolo e qual è il suo significato? Allora, Il Volo è nato 30 anni fa, quando noi a casa lì stavamo scolpendo, avevamo cominciato la scalinata ed era già tutto un qualcosa di spirituale. Poi con Sergio, col mio maestro Sergio Carboni, abbiamo deciso, non so come, di realizzare questa cosa qui, Il Volo, le oche, ma perché avevamo dietro anche lo scrittore Fabio Tombari che ci parlava noi delle oche. Allora ne dovevo far 13, sono fatto solo e questa è venuta a finire qua. Qui fra l'altro ci troviamo in una splendida collina del Prelato. È un ambiente, l'ambiente suo, in poche parole. Io penso che l'arte deve essere all'aperto, a contatto con la gente, d'impatto, deve colloquiare con la natura. Arte e spiritualità. Arte e spiritualità, è tutto collegato. Fra l'altro lei ha scritto anche due righe proprio dedicato a questa opera. Due righe. Me l'ha scritta il mio carissimo amico Salvatore Mengaldo, che abbiamo studiato insieme a Venezia, e aveva scritto anche una poesia che poi l'ho fatta incidere giù a casa sopra una colonna di marmo, che è scritta L'attesa del demiurgo. Lui ha scritto questa poesia mentre io scolpivo e vedeva anche queste cose che nascevano man mano, e lui alla fine ha concluso così: Salgono nello spazio, nel tempo, gli uomini di cemento dall'anima fatta di vento. Salite senza paura e credete che soltanto l'amore salverà il mondo e l'umanità. E lui mi ha detto, ha dedicato questo libro dicendo: dedicato al caro amico scultore Alceo Pucci di Fano Benè e alle sue opere simili a preghiere, materializzate con ferro e cemento, che dimostrano la sua grande fede nella vita e il suo profondo amore verso la creazione tutta, tutta. Fra l'altro, infatti, quest'opera è di cemento e di ferro. Sì, è fatto con i tondini di ferro, tondino da 6, poi rivestita di retina metallica, imbottita dietro di polistirolo, e poi sabbia e cemento, i materiali che usiamo nell'edilizia normalmente, poi rifinita con le pitture che resistono alle intemperie. Ecco il maestro Sergio Carboni, che cosa rappresenta per lei questa opera? Allora, inizio dall'altra parte. Sentirsi chiamato maestro, ricordato dopo 60 anni, è una cosa bellissima. Allora, Alceo continua a parlare, è stato il mio maestro, forse perché sono stato il primo e il primo amore, non si scorda mai. Dopo di me lui è partito per Venezia, ha studiato a Venezia, ha conosciuto i più grandi artisti, i più grandi personaggi del mondo dell'arte, poi da lì è passato a Porto Marghese, poi è tornato qui a casa nostra, ha continuato alle sue opere, difatti questa è una delle ultime che penso che sia la più bella e spirituale che ha fatto, senza togliere niente alle altre. Tutto. Ascolti, questa opera è visitabile? È visitabile, come no? Sì. Non sempre quando ci sono degli impegni, degli eventi, ma sì, come no? Quindi si può venire in qualsiasi momento della giornata? Sono chiuso qui, si vede dall'alto, c'è una veduta bellissima. È stata messa qua in un punto proprio spirituale, dove Fabio Tombari, Valerio Volpini, tutti i grandi nostri amici, anche il regista Castellani, amanti di questi punti. A Teatrice Generale proprio lui dipingeva qui fronte a Monte Giove. Qui vedete che è un punto, è proprio il punto adatto per questo volo dell'arte, della pace e delle cose. È bello un bel po'. Ricordi dove ci troviamo esattamente? Ci troviamo al Prelato, proprio all'incrocio fra, come le Bermude. In cima c'è Monte Giove, di qua viene fuori un altro convento e dall'altra parte qui c'è la chiesa del Prelato, che è una... È un punto bellissimo, e se venite a vedere i tramonti, mozzafiato, è una roba bellissima. Ed ora lo spazio dedicato ai sostenitori di Fano TV, a cui va il nostro ringraziamento. Questa sera ringraziamo Maria Gabriella Copparoni.
rimanete sintonizzati sul canale 19 perché tra poco trasmetteremo un approfondimento dedicato alla 12ª edizione di Birra d'Augusto che torna dal 12 al 16 agosto con tante novità. Buona serata a tutti.